E buonasera, buonasera bella gente, buon venerdì soprattutto e benvenuti in questa nuovissima puntata dello Zio Lord. Come state ragazzi? Tutto bene? Faremo giusto giusto questa orettina di live prima di andarcene a nanna. Prima di iniziare la live, ragazzi, vi ricordo che stasera non sono l'unico a streamare, ma c'è tanta altra bella gente simpatica. Al primo posto, specialmente al primo posto, la nostra bellissima Yukari-chan. Di Riku Chan è appena ritornata in live dopo un periodo di assenza. Quindi passate sul suo canale e fategli tanti auguri soprattutto. Scusate ragazzi per la tosse. Ma durante l'inverno tengo una specie di bronchite. Allora, raga, abbiamo in live stasera il gruppo GameStop con Mario Kart, il nostro Luke con GTA 5, Dedro con Servo Tai, Yukari con Payday 2, il nostro Rob con Call of Duty, la bottega della strega con Jenny, Darator con Abby Online, Karimaka con Roblox, il gruppo Elmen Gaming, Naue con Mediu, Oh Mannaggia, Full, Mirko Stracci con Resident Evil, Ellie Chan con Servo Tai, Silvia Pippi con Spyro the Dragon, la nostra Agnes, Killer Joy, Lo Tiranno, Pippo Show, Kirara, Inoue, Yeye, Elleston, Bargane, Jallax, Vivisecto, Pat Strange, Grey92 e la nostra Chiara, Sebax, Chan, Raffo, la nostra Jans e Liquisnake con Killer Joy. Ok ragazzi, intanto abbiamo il gioco. Siamo di nuovo nella cara e amata metropolitana di Mosca. Ecco il nostro attico che si mette bello comodo e intanto continuiamo. Salì di nuovo nella Mosca che l'Apocalisse aveva reso cupa eppure affascinante. Alla stazione Tana mi avvertirono della presenza di una nuova squadra di Ranger imperialisti in superficie. Ma volevo esaudire l'ultimo desiderio del comandante morto e inviare il suo messaggio alla polis. Ok, ho preparato tutto. Prepariamo. Allora, mi trovavo qui. Ecco qua. Sergente, io lassù non ci vado. Non può. Schiaffman ti sparerebbe se disobbedissi ai suoi ordini. Sai quanto ti amo. Pensi che a quel punto gli freghi qualcosa se a Herr Hoppitzer serve quel pezzo di ferraglia? Vedo che anche la nostra Isabelle è appena entrata in modalità live, ragazzi. Stare attento a quel mostriciattolo che gira. Thank you.
Ah, ecco, è accesso. Vabbè. Rimarremo al buio. Vorrei avere un pasto caldo. O una donna. Eh? Ah, ho sbagliato, vabbè, fa niente. Artyom non è un uomo che uccide a sangue freddo. Ho sbagliato solo a premere, dovevo premere quadrato. Buonasera Antonio, benvenuto in live, come stai? Sì. Eliminati. Io ho già giocato, compreso le DLC. Secondo turno. Sono ridotto a un ghiacciolo. E il filtro è quasi andato. Il mio orologio dice che mancano almeno 10 minuti. Vorrei che fosse più presto. Questo posto mi fa venire i brividi. Altro che se mi è piaciuto, Antonio. Io ho letto anche i libri di Metro e onestamente ho molto adorato questa serie. È una serie che per me è eccezionale su tutti i fronti. Vorrei tanto che ci fosse un quarto capitolo, ma credo che come trilogia possa finire così. Sì, è sempre Artyom il protagonista della serie.
In fondo è lui l'eroe. Artyon è stato il protagonista principale proprio della serie. Un giovane ragazzo con un'idea di salvare la sua casa, la metropolitana, rischiando la sua stessa vita per il bene supremo. Abbiamo filtro. Pensa, è la prima volta che gioco il remake, perché ho sempre giocato la prima versione. Gli imperialisti, una versione alternativa dei nazisti. I rossi, i comunisti, così vengono chiamati. Se potessi guardarla solo. Merda, quelle maledette luci. Questo dannato scarpone si è rotto. Wow, quanti sono, mamma mia. Mi piacerebbe acciuffare un comunista, capire cosa stanno tramando quei bastardi, finirli uno ad uno.
L'acero ufficiale. Merda, quelle maledette luci. Qua sono in due. Ah, cacchio, non ho recuperato la chiave. Qua ci sono molte cassaporte che si aprono con l'utilizzo di una chiave, ma io disgraziatamente non sono. Ne ho aperte qualcuna. Ma non posso neanche ritornare più indietro. Meglio andare avanti, va, che ho quasi finito i filtri. Ecco, dobbiamo dirigerci là. E non sarà una passeggiata. I demoni mi daranno una mano. Sotto tiro!
Era evidente che la stazione nera era occupata dai fascisti. Ma uno aveva detto che mi avrebbe aspettato. Dovevo correre il rischio. Ce l'abbiamo fatta. Tanto. Dov'è Pavel? Bene, più tardi. La situazione è peggiorata. Gli imperialisti hanno letteralmente invaso la stazione. Dovrei agire da solo, purtroppo. Se riesci a disattivare il loro generatore, sarà più facile aggirare le guardie. Prendi questo. Ti aspetterò nella galleria abbandonata che porta alla polis. Non ho mai usato questo qua. Questo è Hunter Fucci. Beh, quasi quasi me lo potrei portarlo per un po', eh. Però il mio AK-47 è tutto ben equipaggiato. Ma qui dovremo procedere tutto in stealth, non dobbiamo far rumore, dovremo usare solo armi silenziate. Ecco qua. Equipaggio la mia pistola, che è corta e adatta proprio per queste situazioni. Come sta la tua famiglia? Sentono la mancanza del padre. E la tua? Non lo so, non li vedo da settimane. E ora siamo bloccati qui. Già. Ha aggettivato una trappola. Perché ci hai messo tanto? Dov'è Pavel? Bene, più tardi. La situazione è peggiorata. Gli imperialisti hanno letteralmente invaso la stazione. Dovrei agire da solo, purtroppo. Se riesci a disattivare il loro generatore, sarà più facile aggirare le guardie. Prendi questo. Ti aspetterò nella galleria abbandonata che porta alla polis. Come sta la tua famiglia? Sentono la mancanza del padre. E la tua? Non lo so, non li vedo da settimane. E ora siamo bloccati qui. Già. A che serve tutto questo? E chi sfamerai questi? Lo Sturmbannführer, forse? Che vita. Forse dovremmo prendere le nostre famiglie e andarcene a Ganza. Lo sai cosa è successo a quelli che ci hanno provato? Bastardi. Ho sbloccato un racconto. Era evidente che la stazione era... Ah, appunto. Indossiamo tutti una corazza
sabbia. Anche dopo esserci tolti il giubbotto protettivo o qualsiasi altro abito, conserviamo una scorza che ci riserva da capo ai piedi. Abbiamo il terrore di aprirci con gli atti, di rilevare i nostri sentimenti. Temiamo che qualcuno possa fare luce sui nostri pensieri. Ci nascondiamo dietro una maschera antigas, ma appena sotto c'è un'altra maschera, urma l'inoperabile ottimista e giullare indifeso. Solo la morte è il suo compagno. Morto, esausto, quasi disperato, così mi è sembrato, ma solo per una frazione di secondo. Un attimo dopo avevo di nuovo indossato la sua corazza ed è tornato il solito buffone. Non ho più cercato di scavare la sua anima, non è cosa da metro, e di certo non ho intenzione di aprirmi con nessuno. Perché ci hai messo tanto? Dov'è Paolo? Bene, più tardi. La situazione è peggiorata. Gli imperialisti hanno letteralmente invaso la stazione. Dovrei agire da solo, purtroppo. Se riesci a disattivare il loro generatore, sarà più facile aggirare le guardie. Prendi questo. Ti aspetterò nella galleria abbandonata che porta alla polis. Come sta la tua famiglia? Sentono la mancanza del padre. E la tua? Chi va là? Chi si batterà per la purezza della Russia nella nostra metropolitana? Dico sul serio. Allora rallenta. Dedicati a omicidi e saccheggi solo in vacanza. Sei un demonio. Io? No. Quelli si offrono volontari per i plotoni di esecuzione. Li fanno comandanti. Sono solo realista. Poco ma sicuro. Ascolta, il resto della metropolitana affonda nella merda e noi no. Perché? Il generatore funziona? Sì, basta che non lo tocchi nessuno. Quel rottame sta per andare a pezzi. Mettici qualcuno di guardia. Doc, Kosoi, venite qui. Sì.
Sorvegliate il generatore. E se vi scopro a giocare a carte, siete morti. Se ricordo bene, il generatore e dovrebbe trovarsi qui. Mannaccia. È un bello quando puoi usare i checkpoint per ogni situazione. Perché ci hai messo tanto? Dov'è Pavel? Bene, più tardi. La situazione è peggiorata. Gli imperialisti hanno letteralmente invaso la stazione. Dovrei agire da solo, purtroppo. Se riesci a disattivare il loro generatore, sarà più facile aggirare le guardie. Prendi questo. Ti aspetterò nella galleria abbandonata che porta alla polis. Come sta la tua famiglia? Sentono la mancanza del padre. E la tua? Non lo so, non li vedo da settimane. E ora siamo bloccati qui. A che serve tutto questo? E chi sfamerai quei figli? Lo Sturmbannführer, forse? Che vita. Forse dovremmo prendere le nostre famiglie e andarcene a Gaza. Lo sai cosa è successo a quelli che Basta. Di nuovo quella luce. Il generatore funziona? Sì, basta che non lo tocchi nessuno. Quel rottame sta per andare a pezzi. Mettici qualcuno di guardia. Doc, Osoi, venite qui. Sorvegliate il generatore. E se vi scopro a giocare a carte, siete morti.
Eccoci l'area del generatore. Adesso giochiamo al mosca cieca. Il buon caro e amato visore notturno. Ho scoperto una stanza segreta. Ce ne sono parecchie in metro. Ha 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 ha!
Bingo! Abbiamo trovato la chiave. Ora questo tunnel, vediamo dove ci porta. Queste chiavi ci permettono di aprire proprio le cassaforti. Questo è un contenuto di una DLC. L'hanno proprio massacrato su cose.
Hai mai sentito le storie su Metro 2 e i custodi invisibili? Ehi, ma che diavolo! Ho sentito parlare di Dragon. L'ultima battaglia degli Uderi. Se fosse normale, chi vede il panico. Sono quelle stupide correnti d'aria. Credo proprio che mi prenderò un bel raffreddore. La nostra è la metropolitana celebre, mentre Metro 2 è destinata ai pastori e loro. Tanto tempo fa, questi posto di merda governavano il gregge dall'epoca, ma poi si indebolirono e le loro pecore fuggirono dappertutto. I due mondi erano divisi da un unico cancello, nel punto in cui la mappa è segnata da una cicatrice rossa. Ma poi accadde qualcosa e il cancello che portava Metro 2 venne chiuso per sempre. Chi viveva da questa parte si dimenticò di Metro, che divenne un luogo nuovo. Ma anche se non ne siamo più consapevoli, Metro 2 esiste. È attorno a noi. Le sue gallerie si incrociano con le nostre, le sue stazioni sono dietro le mura delle nostre. Le due metropolitane sono indivisibili. E chi crede che i pastori non avrebbero abbandonato il loro gregge, sostiene che loro vengono ancora su di noi, guidando ogni nostro passo, ma senza negarsi. Ecco che cosa vuol dire credere nei custodi invisibili. Ma perché non vogliono che la gente sappia di loro? Prima di tutto, le pecore sono peccatrici, perché hanno abbandonato i loro pastori in un momento di debolezza. E da quando Metro 2 è separata dal nostro mondo, i pastori si sono evoluti in un modo diverso. Mamma mia, quanti sono? Qua sarà difficile superarli, eh? Potere di cambiare ogni cosa, persino di restituirci lo splendido mondo che abbiamo perduto. Ma poiché ci siamo ribellati contro di noi. Allora, direi che solo di là posso passare. Ma devo studiarmi bene i percorsi delle guardie. Questo dopo che ha finito i cotteri si va a piazza di là. Poveraccio. Amico mio, ce l'hai fatta!
sali quassù e riposati. Aspetta, mi sono dimenticato un appunto. Torno subito. Ah, eccolo qua. La metro annienta ogni fede dei miracoli e insegna a vivere senza speranze. Eppure mi chiedo come sia possibile uscire vivi da me dalla stazione era e sfuggire a un'orda imperialista senza un miracolo. Avevo quasi l'impressione di essere guidato da qualcuno. Era la mia stupidità, onestà, speranza o forse era solo destino? Domanda da milioni di dollari. Comunque ce l'abbiamo fatta. Presto arriveremo alla polis. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi e di gran lunga peggiori. È difficile descrivere cosa ho provato in quel momento. Ero esausto, certo, ma anche felice. Ce l'avevo fatta. Riferito il messaggio di Anka, la salvezza della mia stazione di origine dipendeva da me. Il mio compito era concluso. Ehi, voi al carrello! Fermate il motore! Non vi muovete! Identificatevi! Siamo imperialisti e siamo qui per prendere la vostra stazione! Ullman, sei tu? Per tua fortuna Petrovic non è qui. Lui non ama gli scherzi. Chi c'è con te? Viene dalla frontiera nord. Lo sto scortando dalla stazione nera. Molto bene, passate. La Forge.
Bene, andiamo. Benvenuto alla Polis, capitano Crasford. Vieni da lontano, giovanotto. A quanto ricordo, ho sempre sognato di vedere la Polis. La vita del sottosuolo è così ostile e priva di speranza. Logano in uomini rende selvaggi come bestie. Soltanto la Polis ci avvicina ai grandi popoli del passato, alle nazioni che temevano alcuni destini dell'intero pianeta. La Polis è l'ultimo rifugio di scienziati, educatori e artisti, tutti eruditi che le altre stazioni hanno considerato inutili. È l'unica roccaforte della cultura della città. Oltretutto, nella metro si racconta storie, si dicevano che aveva una luce corrente giorno e notte, proprio come accadeva in un passato che non tornerà più. In effetti, a Polis si è dimostrata l'altezza di ogni mia più grossa aspettativa, enorme città perfettamente pulita, una vera città sotterranea. Le quattro stazioni sembrano tutt'uno, come le i templi ammiravano i libri. La sola speranza di queste strutture è infondere l'incremento energia e il cuore, cioè credere in umanità. Se la metro esiste una forza in grado di salvare l'Expo dai teti, sicuramente si trova qui. Da dove vieni esattamente? Viene dall'Expo. Insomma, vuoi lasciarlo parlare? Senti, capitano, il ragazzo non è mai stato alla Polis. Ha passato l'inferno per arrivare qui con un messaggio di Hunter per Miller. Non stargli addosso, eh? Va bene. Cambiati, ecco i vestiti. Puoi lasciare qui il tuo equipaggiamento. Sarà al sicuro. Lo riavrai splendido, splendente. Riposati un po', Artyom. Io vado a cercare Miller. Spero che non sia fuori in missione. A proposito, Ullman, datti una bella strofinata giù nell'atrio. Lo farò. Che scassamone. Preferiresti avere dei figli a due teste? Idiota. Ciao! Non troverete. Venite, guardate, provate e comprate! Troppo tardi, ora devi aspettare. Il vero ha salvato la biciclette. Questo revolver a pompa è tanto facile da costruire quando è efficace negli spazi chiusi nella metropolitana. Sono riusciti a trincerarsi laggiù. Si stanno decisamente avvicinando. Bell'arma. Il Kalash. Non te ne pentirai. Dov'è? D'accordo. Rapporto, signore. Congedato. Artyom, sono Miller. Dov'è il messaggio di Artyom? Come vuoi. Come vuoi tu. Scambio di proiettili. Da questa parte. Saldi, offerte speciali, le migliori armi dei grandi armaioli. Avanti, Artyom. A Miller non piace aspettare. Capisco. Grazie per averlo portato alla Polis. Sei stato coraggioso. Convocherò una riunione di emergenza. Quando sarai convocato, ci illustrerai la situazione. Tutti i membri del Consiglio sono convocati nella sala del Consiglio. Ripeto, tutti i membri del Consiglio si rechino alla sala del Consiglio. Scorta il ragazzo alla sala del Consiglio. Ma perché devi sempre come una sputa?
L'ho dovuto fare. Alla tua salute! Che cazzo dici? Come se non avessi niente di meglio da fare. Lasciami in pace! Aspetta un attimo. Prenderemo un pesce e zia Nadia lo farà arrosto. Non puoi entrare lì, è una zona pericolosissima. No, tesoro, no. Aspetta ancora un po', ti prego. Siete sempre completamente sbronzi. Avevamo bevuto un bel po', ma ne volevamo ancora. Non ne avevate ancora avuto abbastanza. Non capisco come il Consiglio abbia potuto rifiutare di prestare aiuto alla tua stazione. Mi vergogno della loro mancanza di coraggio. Ma la Polis non è tutta la metropolitana. C'è ancora chi ha voglia di battersi contro i tetri. Ascolta attentamente. I Ranger hanno trovato parecchie basi missilistiche in buono stato, vicino alla città. Alcune potrebbero anche essere attivate e lanciare un attacco contro i tetri. Purtroppo i missili dovrebbero essere lanciati dal centro di comando, T6. Ma non sappiamo dove si trovi e se sia ancora funzionante. Ma sappiamo dove trovare questa informazione. C'è un'immensa biblioteca in superficie. È un posto pericoloso, ma contiene un archivio militare segreto. Dobbiamo andarci. Ora ci divideremo per non attirare l'attenzione. Tu salirai da qui, ho già predisposto tutto. Quando raggiungerai l'entrata della biblioteca mi troverai ad aspettarti, ok? Ehi, Artyom, fai attenzione. Un'altra cosa, al nostro ritorno andremo direttamente alla base Sparta, dove troveremo i miei Ranger. Chi ha detto quella frase idiota e pomposa su responsabilità che deriva ai grandi poteri? Io credevo che Polis si incamasse la piccola potenza della metro, le sue guardie armate, che ne reputazioni tra cui gode tra le varie fazioni, le riserve di armi e provviste, il benessere e prospettiva della Polis e il centro di universo. Peccato che questo centro non importi nulla di una misera stazione di periferia. Il Consiglio non voleva neanche ascoltarci, ma dopo aver fatto... Mazza si è limitato ad archiviare con un rifiuto disperato e supplicato Alexo. La mia richiesta non è stata l'unica nel vuoto. Hanno chiuso la porta in faccia persino a Miller, il capo dei Ranger. Non vedevo speranza se non fosse stato per Miller e dei suoi uomini. Non a caso i Ranger sono chiamati ordine in ordine aiutateci cavalieri. Uno stato e una fratellanza di persone legate da un giuramento che ritengo un'importante stessa vita. E i Ranger hanno giurato di proteggere la metro da qualsiasi minaccia incomba sui suoi abitanti. Quale che siano loro, credo, alla stazione in cui vivono. Andiamo! La decisione del Consiglio fu uno shock per me, ma il piano di Miller mi ridiede la speranza. Ancora una volta, tornai tra le macerie di Mosca per scoprire come raggiungere la T6 e sguinzagliare l'orda dei missili. Mi sono preso questo nuovo mitra, ragazzi. Eccoci qua. Faccio un altro po', ragazzi, e poi stoppo perché è l'orario X e io domani devo andare anche al lavoro.
Intanto controlliamoci tutta l'area per vedere di trovare equipaggiamento, munizioni. E una nuova maschera antigas. I Ranger chiamano la propria base Sparta, i loro stessi non senza la macella di Roya. Gli Spartani si adattano ovviamente al ruolo piuttosto che la resa, preferiscono la morte e si contano in schiere ridotte con i loro illustri predecessori. Sono guerrieri esperti dotati ciascuno della forza di 10 soldati, ma non hanno un numero da combattere la vera guerra opposta alle legioni tra i tetri. Per questo è per me la nostra unica speranza trovare una piattaforma missilistica ancora funzionante. Dare in fondo all'arsenale e ridurre in cenere il nido dei tetri. Se riusciamo all'impresa, ridurremo al minimo le perdite, salveremo la mia stazione e con essa tutto la metro. Sembra il piano perfetto, ma non mi sento tranquillo. Ho come l'impressione di scorgere una falla. C'è qualcosa che non va, non riesco a liberarmi dalla sensazione che stiamo commettendo un errore. La decisione del consiglio fu uno shock per me. Ma il piano di Miller mi ridiede la speranza. Ancora una volta tornai tra le macerie di Mosca per scoprire come raggiungere la T6.
questo è un fucile a pompa, e vabbè, mi hanno accocciato. Allora ragazzi, chiudiamo qui la nostra bella live, che domani devo andare comunque anche al lavoro. Vorrei ringraziare tutti quelli che sono passati, ci si becca domani probabilmente, domenica sempre nel pomeriggio. Prima di andarcene faremo anche noi un bel raidone, vediamo un po' da chi possiamo andare di bello, vediamo un po'. Allora, chi abbiamo in live?
Ecco qua. Questo. Buonanotte.